Benvenuti, benvenuti a Garage Band. Siamo alla birreria Nix Nox di Porto Mantovano, qui a Mantova, per un altro appuntamento appunto di Garage Band. Garage Band ha la possibilità a cantautori e a band con un progetto di farsi conoscere meglio, oltre che nei locali, anche sui social network e sul sito di Radio Pico. Oggi da Bologna abbiamo Gianluca Naldi. Ciao. Grazie Gianluca, Simone. Applauso. Ciao a tutti. Ok. Allora, che musica fai intanto? Beh, io direi pop, sì. Pop cantautorale. Non hai un disco perché... Non ho un disco perché ho scelto di... Fare i singoli. Fare tu i fai, singoli, fai uscire i singoli mese per mese? Sì, beh, non mese per ogni mese, due mesi. Però ogni tot tempo. In realtà ho appena trovato un produttore, quindi sì. Stiamo lavorando... Che team. Salutiamo, si chiama? Raffaele Ottavio. Ciao Raffaele, bravo che produci Gianluca. Dicevi, è una cosa un po' insolita, no? Nel senso che tu fai i singoli, poi li vendi su iTunes, giustamente. Perché... Sì, ho fatto quella scelta lì perché a me piace focalizzare l'attenzione su quel brano. Brano. Okay. Se tu esci con un... Sei un po' Baglioni. Baglioni ha fatto uscire invece un anno 850 singoli, uno a settimana. Quindi le radio dovevano così fare un singolo a settimana e poi alla fine fanno quello che vogliono. Sì, io diciamo che penso che... In un album l'attenzione di solito viene posta sul, non so, sul singolo d'esordio, sì. Che presenta il lavoro e magari viene trascurato il resto, spesso. Beh, le tue canzoni di cosa parlano? Ma le mie canzoni parlano della vita, delle esperienze di vita in cui ognuno si può riconoscere. Tra l'altro hai il canale YouTube dove ci sono, si possono, sì, vedere già i tuoi video. Sì, sì. Le hai fatti tu amatorialmente? Hai chiamato un regista? Cosa no, hai fatto? In alcuni casi c'è un regista, c'è una regia, in altri, sì, sono miei amatoriali. Adesso sto per uscire con un nuovo singolo, proprio metà a breve, gennaio, quindi... a brevissimo, per questione di giorni, sì. E relativo video. Come si chiama la canzone? Che poi stasera ce la fai in anteprima? Stasera magari ve la faccio in anteprima assoluta, si chiama Due. Oh, che bello. Senti, raccontaci un po' le tue origini, tu come mai hai iniziato a cantare? Ma io ho cominciato prestissimo da ragazzino, sì, perché un amico mi fece avere una cassetta di Fabrizio De André, sì, e mi innamorai chiaramente del Faber, sì, e da lì ho cominciato come autodidatta a suonare la chitarra acustica. Mi, sì, regalarono una chitarra acustica e ho cominciato da solo. Poi, vabbè, negli anni ho ascoltato tutti i grandi cantautori del periodo, ma anche i lavori oltreoceano. Cioè, io lo dico sempre, dai Pink Floyd a Fabrizio De André, tutto quello che c'è in me. Hai detto il gruppetto, insomma, così, no? No, strano. Per dirti che ho ascoltato di tutto, però sono sempre stato innamorato. Sei sempre stato influenzato dalla musica comunque di De André. Sì, anche da molta musica americana, mi è sempre piaciuto molto il folk, l'acustico. Ho suonato per tanto tempo il banjo a cinque corde, quindi. Ah, bello, bello, bello strumento. Sono sempre rimasto affascinato dalla musica acustica. E ho ascoltato un po' di tutto. Negli anni 90 ho anche provato a fare il cantautore, diciamo, sì. Io arrivo da Bologna, quindi Bologna è una città che si pulla. Presta. Bologna è... Noi, sì, ne abbiamo tantissimi di cantautori bolognesi. Assolutamente, però diciamo che non ho avuto fortuna in quel periodo, magari non ho conosciuto i canali e le persone giuste. A un certo punto ho mollato e non ci pensavo proprio più e mi sono proposto come autore, sì. Proponendomi come autore, però ho conosciuto degli artisti già affermati che mi hanno consigliato di riprendere a fare la tua musica, a fare, insomma, la mia musica, e così ho fatto. E quindi, insomma, ti ha portato a girare, a fare le tue cose, insomma, è una bella ripartenza. Intanto, loro non ci sono, sono la tua band che fra poco saranno sul palco, li presentiamo comunque, anche se sono... Allora, al Caon, chi abbiamo qui? Al Caon? Abbiamo Ettore Cimpincio, chitarra, sì, elettrica. Poi, ok, che è qua, poi sarà da questa parte. Che è qui. Qui poi abbiamo Carlo Vecchi al basso, che sarà qui. Sarà qui, ok. Facciamo delle croci. E Francesco Angelini alla tastiera. Sì. E Andrea Sita al caon. Poi dopo le ripresenterai dopo, però insomma giusto anche nell'intervista così dire, certo, i loro nomi. No, per me sono fondamentali perché come tu sai benissimo. Beh, insomma, perché tu sei cantante, musicista. Insomma, siamo una famiglia, è come dove va la famiglia, no? Andiamo. No, diciamo, trovare dei musicisti con cui hai del feeling, sì, con cui ti trovi subito a tuo agio, che comprendono subito quello che vuoi, non è facile. No, non è facile. Cioè, tu puoi trovare musicisti bravissimi tecnicamente, però Non avete niente da dire insieme. Esatto, insomma. Invece con loro mi trovo molto bene. Senti, la tua prima band qual è stata, dato che siamo a Garage Band? La mia prima band, cosa, no, andiamo indietro. Dai.
Ma non me li ricordo neanche più i nomi. Non, ah, proprio così? No. Ma dove provavate? Quello solo te lo ricordi? Bene, nel classico sale prove. Ah, non avevate una cantina? All'inizio un garage dove abbiamo messo quintali di le uova, no? Sì. Che bello. Abbiamo lavorato. L'odore della muffa. Abbiamo lavorato più al garage. Era tra i salami, la muffa, c'era la band. Sì, c'era questa cosa qui. Assolutamente. Senti, hai qualche data, magari, non so, sul bolognese che vuoi ricordare? Hai qualche cosa dire anche? Ricordiamo i tuoi canali, insomma, di Facebook, YouTube. Sì, io sono su Facebook, sono su YouTube, sono su SoundCloud, tutte le piattaforme. Il musicali. Singolo che è già uscito si può acquistare su il iTunes? Il singolo non è ancora uscito. No, non questo. Il precedente? Sì, il precedente si chiama Di Notte. Sì, ok, sì. Quindi scaricate Di Notte, andate su iTunes, Spotify, tutto quello che è lo store digitale. Gli store. Scaricatelo, costa neanche un euro, no? Cosa. Sì, dai, e scaricate sta musica. E poi hai qualche data che vuoi ricordare? Cioè, al momento no. Cioè, sei fermo per tutto quanto l'ambaradando? Esatto, stiamo programmando uno showcase. Anche perché a gennaio dove vai? Cioè, dove si va? No, c'è fresco? È che sto programmando, sto pianificando... L'estate, la primavera, no? No, nell'immediato lo showcase del singolo. Sì. Siccome ho girato anche questo video con con un regista romano... Sì, parliamo anche del video, cosa c'è dentro? Ah, allora, devi sapere che due l'ho scritto per una mia amica che è morta per droga, quindi è un argomento un po' pesante. Sì. Attuale però, perché tanto ancora, no? Non passa mai di moda questa... Sì, purtroppo non passa mai di moda e mi sono sempre sentito in dovere di dedicarle un brano, perché comunque quando hai vicino una persona che ha questo problema... ti rimangono un po' di sensi di colpa per non averla saputo aiutare, per non averla tirata fuori, anche se poi non voleva farsi aiutare, insomma, perché sì, diventa... alla fine non è tanto chi tu vuoi dare una mano, ma è un po' difficile aiutare. È veramente difficile, quindi ho scritto questo brano, è piaciuto, fra l'altro è piaciuto così tanto al mio editore che ha pensato di farlo uscire come singolo prossimo. Esatto, d'esordio dell'album che stiamo comunque lavorando con i ragazzi. Beh, insomma, quindi ho conosciuto questo regista molto bravo, si chiama Giulio Mentuccia, un regista romano, l'ho conosciuto per caso, è stato lui a contattarmi perché gli piacevano... Che non è male in questo periodo essere contattati per fare delle... Sì, ma sai, poi su Facebook... Sì, ormai siamo porte aperte. Esatto. No, niente, gli erano piaciuti i miei brani, mi ha scritto, io sono andato a vedere i suoi lavori, lui fra l'altro ha fatto un video in timelapse di Roma che è stato premiato, è stato su Repubblica, è stato veramente apprezzato come video, e gli ho chiesto, ma guarda, ti andrebbe di lavorarlo tu il mio video? Lui era entusiasta e così è venuto su a Bologna e abbiamo realizzato il video. E ti dirò che secondo me si farà notare come video, no, perché lui è molto bravo. Tanto fra qualche giorno sarà online su YouTube Gianluca Naldi, no? E adesso Gianluca Naldi lo vediamo qui a GarageBand, no? Sentiamo la tua musica. Io ti ringrazio per l'opportunità. No, ma no, io ringrazio te perché fare la musica oggi non è facile, però la bella musica passa comunque da GarageBand. Sembra uno spot, è una cosa, spot elettorale. Allora, vediamo tra poco qui a GarageBand Gianluca Naldi. Grazie a tutti.